Bonjour mia family, bonjour! Sono sempre così contenta quando inizio a filmare un vlog perché vi sento proprio vicini, anche se magari non sono dei video super fighi eccetera, però nella normalità di casa mia, nella normalità delle mie giornate mi fate compagnia, mi state vicino e quindi questa cosa mi piace un sacco. Oggi eccezionalmente, scusate intanto se ho la voce ancora un po' da influenza, ma non mi sono sentita benissimo in questi giorni scorsi, quindi sto guarendo, anche se in realtà non sono stata malissimo, cioè non ho avuto febbre alta eccetera, ma come al solito lo sapete mi prende il mal di gola e poi mal di testa eccetera, però niente di così terribile in realtà. Adesso che l'ho detto, no vabbè, incrociamo le dita. Comunque in realtà oggi è un vlog speciale, eccezionalmente filmo di sabato, di solito venerdì e sabato non filmo e cerco di stare un pochino più lontana dai social, ma oggi è sabato e, cioè che cosa c'entra, ma oggi faccio l'albero di Natale, sì, viva! Allora in realtà questi sono i due primi pezzi e poi abbiamo ancora la punta. I miei fedeli aiutanti saranno Gatto Denver. Ok, grazie, grazie, questa è la conferma che mi aiuta. E Gatta Stellina, anche lei conferma che mi aiuterà. Esattamente, non avevo dubbi. Loro mi aiuteranno sgranocchiando crocchette a non finire e Denver miagolando a random, questo è il fatto. Sono molto contenta perché oggi metterò sull'albero anche tutti i gingilli Disney che ho preso a Disneyland Paris, quindi sì. Allora, in realtà io vedo su Instagram, no? Su tutti i social, tutti questi alberi strafighi e tutti molto, cioè tipo bicolor, monocolore, molto elegante eccetera. Vi devo dire che il mio non è così. Il mio è un tripudio di colori, anche questi completamente random. C'è un po' di tutto, ma spero che verrà decente. E tra l'altro questo era l'albero che avevo comprato ad Amsterdam, ancora mi ricordo, avevo pagato un sacco, però è stato un buon investimento perché sembra davvero, cioè sembra vero, non mi piacciono gli alberi, anzi sono molto belli, ma non voglio, non ho mai voluto prendere un albero vero perché mi dispiace per l'albero, e però questo devo dire che sembra vero. Adesso ovviamente l'abbiamo appena, c'è stata qui la mia mamma poco fa, mi ha aiutato a portarlo giù dalla soffitta perché è stra pesante per farlo da sole, poi ho ancora questo dolore alla costola. Comunque questi sono i primi due pezzi, manca ancora la punta e diciamo che arriva quasi al soffitto quest'albero, a 2,20 m, una roba del genere. Ho un sacco di decorazioni per l'albero, altre di là, quindi adesso direi che iniziamo. Ma prima devo fare anche colazione, non so esattamente che cosa mangiare perché allora la mattina, lo sapete, non ho mai fame, quindi mi devo veramente sforzare per mangiare qualcosa, specialmente quando non sto proprio benissimo, non mi va tanto di mettermi a preparare la colazione e mangiare, però come al solito il frigo è semi vuoto. Comunque sgranocchierò qualche lampone e qualche mirtillo. Con uno yogurt, non ho come al solito yogurt greco, questi sono i miei preferiti. E se non sbaglio la mia amica Nancy, lei è greca, mi diceva che in Grecia hanno proprio questo brand, quindi deve essere proprio original. E basta, questo è quanto, e poi mi farò un tè caldo con il miele. Eccola qua la mia colazione, niente di trascendentale e troppo elaborato, però ci piace, quindi questo è quanto. E andiamo a mangiare ammirando l'albero che è ancora il nulla cosmico, però non vedo l'ora di avere l'albero a casa, che figata! Ok, sono super contenta perché l'albero procede molto molto bene, perdonate la mia pettinatura. Taran, taran. Allora ho messo le luci, però voglio accenderle all'ultimo momento e sto mettendo le varie decorazioni. Per adesso sono tutte argentate, ce n'è qualcuna dorata e adesso devo aggiungere tutte quelle rosse. Ci ho messo un sacco a scartarle perché ovviamente essendo in vetro le avevo impacchettate una per una molto molto bene con tipo centinaia di Scottex.
Questi sono tra i miei preferiti, Peace, Love e poi questa scritta Christmas. E, però ne abbiamo ancora tantissimi. Questa è la punta che non mi sconfifferà per niente, infatti vorrei cambiarla. Vorrei trovare una stella di quelle belle, grandi. Vero, gatto Denver? Gliene frega niente. Ah sì? Ah grazie, rispondi a scoppio ritardato. Grazie. E, però sì, non so dove trovarla. Conoscete qualche sito online dove posso trovare una bella stella grande da mettere proprio sulla punta dell'albero? Fatemi sapere, perché sì, questa non mi piace affatto e ogni anno continuo a ripetermi che devo comprarne un'altra e ogni anno alla fine mi ritrovo sempre con questa. Penso che altri gingilli siano anche qua dentro, vediamo. Sì, effettivamente anche qui è pieno, quindi adesso li scarto uno per uno e poi li metto sull'albero. Che bello, sono troppo contenta. Quanto mi piace il Natale, ragazzi, cioè io torno bambina ogni anno e sì, volevo farlo un po' più, cioè bicolor, ma non penso sarà fattibile perché mi secca poi non metterli tutti, sono troppo belli. E non prendetemi in giro se li chiamo gingilli, ok? Li chiamo gingilli da una vita, ragazzi, cioè lo so che sono decorazioni per l'albero, per me sono gingilli. Ok, beh, diciamo che siamo a buon punto. Altra cosa che posso farvi vedere sono, allora, mia mamma viene oggi e è passato, insomma, a portarmi un paio di cosine e poi mi ha aiutato a prendere l'albero di Natale, come vi dicevo prima, e poi mi fa: ti ho preso le ciabattine natalizie, ti è... Guardate che roba, ragazzi. Cioè... Ma ci rendiamo conto? Vabbè, sono bellissime, lo so, siete tutti invidiosi delle mie ciabattine natalizie, quindi le ho dovute mettere subito. E adesso procediamo... Ah no, volevo farvi vedere prima... Ho lasciato il cellulare qua, in realtà, ma volevo farvi vedere... Eccoli qua, i giveaway che ho messo su Instagram. Ragazzi, ci sono due giveaway attivi adesso. Vi sto regalando tutte queste cosine. Ogni giveaway ha un valore di 500 euro circa, e oltre 500 euro a dire il vero. Questo è il primo e oggi ho lanciato questo secondo giveaway. Questo mese per Natale ci saranno un sacco di regali per voi su Instagram, quindi se volete, insomma, accaparrarvi questi regali, vi consiglio di andare appunto sul mio profilo, che è Kiss and Makeup 01, insomma, molto semplice, anche se penso che cambierò con il mio nome e cognome. In realtà volevo già farlo, anzi, questa ve la devo dire, volevo già farlo, però c'è qualcuno che praticamente, una follower penso, che mi ha fregato il nome e cognome e ha messo il mio nome e cognome come nome di Instagram, ci sono tutte le mie foto eccetera, quindi cara ragazza, se tu mi segui in questo momento, magari vuoi chiudere il profilo, mi fai un favore, perché io non posso prendermi il mio nome e cognome perché qualcuno se l'è già preso su Instagram, e tra l'altro anche tipo Nicole Hussel con il punto mi sa che già è stato preso, quindi cioè per adesso terrò Kiss and Makeup 01, che mi sembra la cosa più fattibile, però volevo cambiare, ecco, volevo cambiare come su YouTube, ma non posso perché mannaggia, ci ho messo troppo e si sono già fregati il mio nome. Comunque continuiamo con l'albero, che voglio assolutamente finirlo prima possibile, accendere le lucine e vedere tutto quanto. Ok, ci siamo, l'albero è fatto, con la punta che non mi piace tanto. Comunque l'albero è fatto, sembra un po' spoglio però, non so perché, ma in realtà ho gli stessi identici gingilli, le stesse identiche decorazioni dell'anno scorso, però mi sembra un po' spoglio, voglio comprarne altre. Ma nel frattempo andiamo intanto ad accendere le luci, così vediamo com'è l'effetto con l'albero illuminato. Tac. E... vediamo un po'. Wow, aspettate che spengo la luce grande così riusciamo a farci un'idea. Wow, evviva, che bello vedere l'albero, non ci posso credere, sono troppo contenta. Wow, che cosa ne dite, ragazzi? Io sono troppo felice finalmente di avere l'albero di Natale, sì! Ragazzi, stavo quasi per dimenticarmi delle decorazioni più importanti, i gingilli che ho preso a Disneyland Paris. Allora, sono troppo felice perché daranno un tocco di rosa ulteriore all'albero, perché già ho qualche decorazione rosa, vi faccio vedere, tipo questi cupcake bellissimi che se mi seguite dai tempi di Amsterdam sicuramente ricordate, perché li avevo presi lì. Perché non metti a fuoco? Videocamera! Eccolo qua, cupcake, altro cupcake e poi anche qui ce n'è uno piccolino ed ho qualche altra decorazione
rosa, le vedete? Ta-dan! Ma adesso, allora, pensiamo alle cose serie, andiamo a mettere questi che sono assolutamente i più importanti. Il primo, vado a mettere la teiera con Alice, di Alice nel Paese delle Meraviglie. Guardate che figata è questa decorazione. Non so perché, ma la videocamera oggi non collabora. Eccola qua, così riuscite a vederla bene. Guardate che meraviglia. Poi ci sono tutti i cuoricini che si muovono. Allora, questo lo mettiamo. Devo stare anche molto molto attenta perché è super super delicato. Da qualche parte che si veda bene, direi. Magari qui, a lato, che cosa ne dite? Forse qua sopra. È pesantissimo, io spero davvero che lo tenga su quest'albero. Mettiamolo su 6 rami, tipo. Ok, voilà. A questo punto sposterei questo. Che cosa ne dite? Giusto un po'. Ta-da! Sì! E Alice c'è. Allora, poi abbiamo il castello di Disneyland Paris con Trilli campanellino sopra. Guardate quanto è bello questo, forse è il mio preferito. Il castello è magico, è insomma bellissimo ricordo di Disneyland Paris. E questo dove lo mettiamo? Anche questo voglio metterlo davanti in modo che si veda bene bene bene. Forse qua potrebbe essere carino, proprio qua davanti. Sì, direi di sì. Anche qua lo metto su tipo 10 rami in modo che ci stia, in modo che non cada, perché ho un terrore. Visto che è così pesante, così delicato, lo pieghiamo in sul ramo. Non so se avete anche voi questa tecnica, che quando mettete qualcosa di pesante piegate in sul ramo. Ok, poi lo appoggerei anche qui così. Wow, sì, quanto mi piace, bellissimo. E poi abbiamo, allora mettiamo intanto Topolino in pink, che pensavo fosse in plastica, invece è in vetro ed è un miracolo che non si sia rotto perché l'ho veramente scaraventato in ogni dove. E anche questo lo metterei da qualche parte qua davanti, tipo qua potrebbe essere carino. Voilà. Ok. Sì. E poi abbiamo abbiamo un altro con Trilli. Anche questo è bellissimo. Questo è il primo che ho preso. È il primo che mi ha colpito. E questo lo mettiamo. Non voglio metterli troppo vicini, ma neanche troppo lontani. Magari qua potrebbe essere carino. Più sopra alla scritta Christmas. Ta-dan! Anche questo vediamo di appoggiarlo strategicamente, ragazzi. Direi così. Cioè, facciamolo scivolare ancora un po'. Voilà. Ta-dan! Wow, è bellissimo, mia, sono troppo contenta. Poi ne abbiamo ancora due, questo che è meraviglioso perché si accende. Sì, si accende la Torre Eiffel, cambia colore. Bellissimo. E direi di spegnerlo però adesso, non voglio usare tutta la batteria. Ta-dan! Anche qui c'è Trilli campanellino. Sa che si capisce che mi piacciono le fatine. Questo lo metterei qua sopra. Visto che c'era una specie di spazio vuoto qui, direi che ci sta. Ta-dan! Ta-dan! Sì! Che bellino! Ok. E poi ne abbiamo ancora uno che è Aurora, la principessa Aurora, la bella addormentata nel bosco. Voi la chiamate Rosa Spina o Aurora? Io l'ho sempre chiamata Rosa Spina. Però in pochi ho visto che la chiamano così. E questo, dove lo mettiamo? Possiamo metterlo qua. Visto che anche qui c'è una specie di spazzetto. Anche qua 50 rami perché non cada. Vogliamo stare sicuri. Voilà! Evviva! E adesso sì che l'albero è completo, ragazzi. Adesso sì. Consigliatemi una stella dove posso trovarla online, bella grande, perché questa punta mi fa schifo. Però il resto mi piace davvero tanto e il presepe non so se lo lascerò lì. Datemi qualche consiglio, ragazzi. Comunque fatemi anche sapere se voi l'albero l'avete già fatto, perché oggi è l'8 e io l'ho fatto oggi. Di solito lo faccio appunto
l'8 dicembre. Ok, mia family, siccome questo mal di gola non sta migliorando affatto, anzi sto praticamente perdendo la voce, e non è tardissimo in realtà, ma visto che sono stanca e questa specie di mal di gola influenza, non so esattamente che cosa sia, mi sta dando un po' di fastidio, vado a nanna e mi lancio nel lettone e riposo un po'. Comunque, spero vi sia piaciuto questo video. Voi sapete che i miei video vlog, cioè i miei vlog, rispecchiano ovviamente la giornata com'è. Quindi questa era la giornata di oggi. Che cosa volete che vi dica? Bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video.